Live dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per il pregara di Potenza Crotone. Ai vostri microfoni, mister Marchionni, la parola ai colleghi. Mister, buongiorno. Buongiorno. Luigi Santopietro, la nuova TV. Partita molto molto difficile quella di domani per tanti motivi. Uno, perché il Potenza ha sicuramente bisogno di fare punti per muovere la classifica. Due, perché il Crotone è una squadra forte. Tre, perché il Crotone è in difficoltà e ha bisogno di venire a prendere punti qui a Potenza. Quindi un'ulteriore difficoltà che si va a sommare a una gara che è oggettivamente già complicata. Tanto buongiorno, sono tutte complicate. Abbiamo visto che quando ogni volta che diciamo che può diventare tutto più facile, diventa tutto più complicato. Quindi sappiamo l'importanza della gara, sappiamo l'importanza che può avere il Crotone, sappiamo i giocatori forti che hanno. L'unica cosa che magari è da sottolineare è che i ragazzi contro le squadre magari forti, insomma, riescono a tirare il meglio di loro fuori. Quindi la speranza è ripartire da quello, perché sappiamo che sarà una partita molto difficile, perché il Crotone ha bisogno di punti, ha bisogno di ritrovare quelle certezze che magari aveva. Hanno cambiato, è tornato di nuovo il loro allenatore, però credo che in questo momento noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo tirare fuori la partita che ci permette di stare un po' più tranquilli, perché in questo momento non lo siamo tanto, perché riusciamo a fare qualche partita buona, poi rincappiamo in una partita difficile, poi magari ti capita di fare quella buona, quella difficile, però sappiamo pure che a volte possono venire anche due o tre difficili, e quindi dobbiamo partire dalle nostre conoscenze, dal fatto che comunque noi in casa riusciamo a fare bene e fare una partita che da Potenza, perché solo così magari puoi uscire da questa situazione, diciamo, di limbo. Grazie. Alfonso Pecoraro. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Poco fa ho condiviso con il collega Francesco Lo Scalzo dell'Anza, che non è potuto venire, abbiamo analizzato un po' il cammino, abbiamo visto che questa squadra, quando è stata con le spalle al muro, ha sempre reagito, viceversa, quando c'è stato da confermarsi, ha sempre toppato. Cioè, probabilmente domani sentirsi con le spalle al muro potrebbe rappresentare un vantaggio. Questa è la voglio sapere che cosa ne pensi su questo. E la seconda invece riguarda gli altri match, giocare alle 18:30 dopo due partite che secondo me sono fondamentali per cercare di capire se servono 42, 43 o 44 punti, ossia Monterosi Benevento e Monopoli Sorrento. Può essere un vantaggio o uno svantaggio se questa squadra gioca sotto pressione piuttosto che non sotto pressione? Beh, credo che poi la prima domanda risponda a tutto, quindi vuol dire che ti sentiresti veramente con le spalle al muro, ma io preferirei non sentirmici mai, nel senso che se poi serve per vincere la partita, ben venga, però io credo che una squadra debba non trovarsi con le spalle al muro, quindi se dovessimo domani trovarci appunto con i risultati che giocano prima, diventa pure più difficile, perché la testa dei ragazzi inizierà a pensare a tante cose meno che al campo. Io credo che è meglio giocare in contemporanea, perché non si sa mai il risultato degli altri, ti concentri su te stesso e dopo la partita magari fai i conti. Però credo che ho sempre detto che prima di tutto bisogna guardare a noi. Se noi dovessimo fare risultati a prescindere dagli altri, magari andare a 43 punti diventerà fondamentale. Ma mica perché questa è una squadra che non sa stare sotto pressione? No, anzi, sotto pressione, ogni volta appunto che è stata sotto pressione ha tirato fuori il meglio di sé, quindi non credo quello, è che noi non riusciamo a tenere alta la concentrazione purtroppo per più partite, e questo lo dimostra anche il cammino che abbiamo fatto. Ogni volta che c'era da fare quella, ormai non mi dispiace più dirla, la continuità che serviva, abbiamo sempre steccato, e quindi è questa la parte, diciamo, che mi dispiace, perché se avessimo avuto un minimo di continuità non ci saremmo trovati in queste situazioni. Che poi paradosso che purtroppo abbiamo fatto molta più fatica con le squadre magari sotto di noi che con le squadre sopra. Invece quando mi ricordo le domande che mi facevate, che il girone d'andata invece è stato proprio totalmente il contrario, che con le squadre grandi non si faceva risultato e magari con le piccole si riusciva a fare risultato.
però il problema è che quando perdi con le piccole poi vengono succhiate nella parte bassa. Rocco Nigro. Mister, buongiorno. Buongiorno. Siamo a meno 5 dalla fine del campionato. Da quando lei è arrivato, che bilancio si sente di fare? E dove ha mancato questa squadra? E che cosa si porterà dopo la fine di questo campionato? Ma il bilancio non può essere positivo, perché io mi piace vincere, piace giocarmi a partire sempre al massimo, nel cercare sempre il massimo risultato. Quindi ad oggi fare una statistica è negativa, lo dico senza problemi. Quello che mi porta è che bisogna lavorare sempre di più. A volte quando ci metti tutto se stesso non serve, non basta. Serve ancora metterci ancora più voglia, più determinazione, più consapevolezza di stimolare i ragazzi a dare il meglio di sé. E poi cosa mi hai chiesto? Mi porto comunque un'esperienza positiva, perché secondo me ogni posto ti dà sempre quel qualcosa in più, e quindi a me qui piace il modo che ti lasciano di lavorare, quella situazione che per un allenatore è ideale, il lavoro. Ma c'è qualcosa proprio che non gli è andata giù, insomma? No, a me non mi aggiure è quella continuità che è mancata, e io non l'accetto, perché io non sono fatto così, anche se poi i risultati sono determinati anche da episodi, però quello che non mi sta andando giù è quella purtroppo continuità che in questo poco tempo che io ho iniziato a fare allenatore a volte mi è capitato di avere, e quest'anno non sono riuscito a dare quella continuità che poi serviva magari ai ragazzi di stare anche più tranquilli e tirare ancora di più il meglio di loro. E lei l'anzi l'ha fatta? Sì, me la faccio tutti i giorni, e a volte è lo stimolarli ancora di più e cercare di magari di farli stare più tranquilli, perché io purtroppo a volte sono anche pretenzioso, e quindi magari a volte può dare tanto, dipende dal gruppo, ma a volte no, perché magari metti quella pressione che magari ti dà il contrario. Francesco Cutro. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, io quello che faccio ogni volta quando arrivo qui in sala stampa, immagino che in questo preciso momento quello che facciano un po' anche tutti i tifosi, è guardare la classifica, perché è inevitabile che noi a questo punto, per la posizione in cui si trova il Potenza, iniziamo a fare anche questo tipo di analisi. Partendo, diciamo, dal regalo che ha fatto ieri il Giuliano, per quanto riguarda la giornata di domani, diciamo, la squadra che sta su e quella che sta sotto, quindi ci riferiamo a Turris e Messina, sono tutte e due impegnate in trasferta. Io credo che la sfida di domani contro il Crotone possa essere la più importante per provare chiaramente a distaccare la diretta inseguitrice in classifica e provare a prendere punti su chi sta sopra. Lei condivide sul fatto dell'importanza della gara contro il Crotone? Sì. Partendo da questa analisi della classifica. Io ci metterei anche il Sorrento, che va monopolo, quindi che ha 42 punti. È un paradosso questo campionato, perché non mi va manco di dirlo, perché se tu vinci, io sono convinto che qua si ripensa sopra, ma io sono convinto che prima di tutto io devo tappare il buco sotto. È realistica questa cosa, perché è un campionato che con una vittoria ti può far ricredere a un qualcosa di più importante, ma una partita steccata e fatta male ti può risucchiare veramente. Quindi quello che hai detto è così, è un dato reale. Sappiamo che con una vittoria potremmo risucchiare più squadre, ma a me degli altri, sinceramente, io guardo me stesso, nel senso, io dobbiamo fare il risultato per far stare tranquilli questi ragazzi, che poi comunque mancheranno altre 4 partite, perché sì, domani vinciamo, ma se vince il Monopoli e dovesse vincere la Turris, rimane comunque un campionato che rimane sempre a 4 punti. Quindi noi dobbiamo vincere per noi stessi, per dare quel pizzico di fiducia, poi i conti si faranno dopo. Però quello che l'analisi che hai fatta allo stato reale è proprio quello. In questo momento in casa magari con una grande ti dà quello stimolo in più per fare la partita che serve fare.
perché diciamo tolto, secondo me, come vi ho sempre detto, il Benevento da metà gara in poi, insomma, i ragazzi contro le grandi squadre, con quelli che hanno tanti punti, hanno fatto bene. Però sappiamo benissimo che non è sempre così, quindi dipende da noi. Poi, se dovessimo vincere, potremmo fare altri discorsi. In questo momento però io preferisco concentrarmi sulla partita di domani e più che pensare ad altri, pensare a noi. Perché domani è proprio non una finale, ci vuole altro che partita di perfetta. Perché giochiamo con una grande squadra. Una squadra piena di giocatori forti, piena di giocatori che sono imprevedibili, possono fare tutto quello che uno si può aspettare. Rocco Sabatella. Buongiorno mister. Buongiorno. Siccome nemmeno tu riesci a capire perché questa squadra è sempre altalenante, io credo che ci voglia una terapia di gruppo con uno psicologo, perché anche noi non riusciamo a capire. Ma io dico di più. Cioè dico che la nostra fortuna, tra virgolette, è il fatto di giocare in casa, perché io penso che questa squadra, cioè penso, è certo che questa squadra trae qualche cosa di stimoli, di motivazioni, soprattutto quando gioca in casa con il pubblico di casa presente che lo incoraggia. Probabilmente scatta qualche cosa nella mente dei giocatori, perché è vero quello che diceva Alfonso, che quando è di spalle al muro ha fatto la reazione, però pure non ha fatto una reazione per esempio in tre partite in cui era di spalle al muro, con la Turris, col Monterosi e con il Monopoli, e non ha reagito per niente. Quindi io credo che il problema principale di questa squadra siano le partite in trasferta, dove al di là di quel mini ciclo a fine girone di andata non c'è mai stata una, diciamo, una reazione, a parte qualche partita diciamo un po' isolata. Quindi credo che a questo punto il Potenza debba, e lo dico con amarezza, che non dobbiamo pensare a Taranto, ma non perché non possiamo fare affidamento sulla condizione e sulla capacità di squadra di fare risultati in trasferta, credo che dobbiamo sfruttare queste tre partite in casa, dove la squadra, tutto sommato, dall'inizio del campionato, il suo dovere, diciamo, dritto e storto, è riuscito a farlo. È di questo parere che dobbiamo puntare, il Viviani deve diventare un fortino inespugnabile e là dobbiamo salvarci. Beh, i numeri alla mano ti dicono questo, perché il Potenza quest'anno fuori casa ha fatto veramente pochi punti. Però sappiamo benissimo che non è sempre facile e scontato vincere in casa. Dobbiamo ragionare che quando si gioca in casa dobbiamo dare qualcosa in più, perché mancano poche partite, mancano anche, secondo me affrontiamo anche comunque squadre importanti, perché Foggia Foggia sta facendo molto bene, però sappiamo che noi quando giochiamo in casa magari riusciamo a dare quel qualcosa in più, che è un peccato, perché al giorno d'oggi secondo me anche fuori casa ci sono le possibilità. Domenica potevamo avere altre possibilità, ma non riusciamo a esprimerci come ci esprimiamo in casa. Non so per quale motivo, però è un peccato, perché se avessimo fatto qualche punticino fuori casa magari adesso eravamo un po' molto più tranquilli. Sonia Topazio. Freelance, grazie. È una sfida che comunque devono assolutamente vincere. Se noi mettessimo il Crotone e il Potenza sulla stessa bilancia, è una sfida che devono vincere comunque entrambi per forza. Poi lei ha detto, no, ci sono giocatori molto forti nel Crotone. Ho pensato a Gomez con 14 gol e a Tummeriello, che era un ex primavera della Roma, con 9 gol. Però è anche vero che se noi ci giriamo indietro e guardiamo le partite Potenza-Crotone, il Potenza ha sempre vinto col Crotone. E quindi a questo punto diciamo che è abbastanza, non è matematica, quindi abbastanza probabile e improbabile. Che cosa teme in più al Crotone, di più del Crotone? Non ho sentito la domanda del collega, perché non c'ero, forse era la stessa, no? No. Oh, grazie. No, cosa temo di più? Temo la loro voglia di riscatto, perché comunque hanno cambiato di nuovo allenatore, è tornato il loro allenatore che un po' di mesi fa si erano posti i giocatori per mandarlo via, quindi è uno stimolo in più per loro. Temo i giocatori forti che hanno, imprevedibili, hanno un reparto d'attacco molto, molto importante. Temo noi perché noi dobbiamo fare la partita perfetta. Quindi se il Potenza dovesse fare una partita di intensità, di voglia e determinazione, allora
magari loro ci possono temere e possiamo mettere in difficoltà. Se noi dovessimo ripetere quelle brutte gare che abbiamo fatto, diventerà veramente un grosso problema. Francesco Menon. Buongiorno mister. Buongiorno. Cosa insegna la sconfitta di Cerignola? Quali sono le condizioni fisiche della squadra? Schiattarella, sì, no o ni? Schiattarella ni, in questo momento. Purtroppo ancora un piccolo fastidio. Insegna come tante partite devono essere, si deve lottare fino purtroppo al centesimo, perché oggi come oggi ci sono tanti minuti di recupero. Ci insegna che il Potenza purtroppo nelle ultime partite ha perso tantissimi punti dopo il novantesimo, e quindi questo mi fa un po' arrabbiare, perché lavori tanto e poi ti ritrovi a prendere gol veramente a... Noi ci è capitato una volta con il Monterossi di far gol al 90esimo, ma al 95esimo dopo l'1-1 potevamo vincere. Quindi purtroppo ci sono tanti punti che ci mancano e averli persi oltre il 90esimo. Questo mi insegna che bisogna lavorare ancora di più, bisogna far salire l'attenzione, bisogna che i ragazzi reggano tutta la partita e ben oltre. E poi qual era? Oltre a schiattare, no, le condizioni, se no non avrebbero corso fino al 90esimo. Le condizioni non mi preoccupa, la condizione. Io dico sempre che quando la testa viaggia, le gambe viaggiano. Quindi le condizioni, l'importanza ci deve stare con la testa. Se c'è con la testa, non ho problemi. Mister, forse il Potenza in questo momento è una squadra che ha bisogno di un diciamo di far giocare determinati giocatori. Rispetto alla gara col Cerignola, la cosa positiva è che si recuperano, no, i tre squalificati, Candellore, Armini e Azio Osmanovic. Questo è un punto positivo, considerando anche che per esempio Di Grazia, che è stato assente a lungo, comincia a mettere qualche minuto in più nelle gambe. Quindi diciamo c'è qualche soluzione in più rispetto alla partita col Cerignola. Beh, rientrando tre giocatori che comunque fino a Cerignola avevano giocato titolari, sì. Quindi sono contento di ritrovare loro. Sono contento che comunque adesso come adesso finalmente siamo tutti, però purtroppo non possiamo essere al 100% tutti, perché alcuni vengono da infortuni lunghi e hanno pochi minuti nella gamba. Quindi per Andrea sono contento, perché secondo me è un giocatore diverso da tutti gli altri che abbiamo, è un giocatore che tipo dà quella qualità che serve, però viene da un lungo periodo di stop, adesso si allena da noi da 3 settimane, non può essere al 100%, però di questo sono contento, che in questo momento abbiamo veramente recuperato tutti. E c'è Pasquale che purtroppo ha questo problema che ancora non gli passa. Mister, mentre lei parlava mi è venuta in mente la partita di Cerignola. Una curiosità, come mai la scelta di fare la sostituzione di Asensio al 94esimo, quando il risultato stava già sul 2-1, e non al 90esimo, quando diciamo in parità? E poi un'altra curiosità, sempre riguardo le sostituzioni, contro il Sorrento 1-0 al 90esimo, lei ha preferito restare 2 slot liberi e non fare alcuna sostituzione. È una scelta sua dettata da, voglio dire, da fattori tecnici, oppure è perché forse alcune volte non si leggono bene le partite? Sicuramente le colpe sono mie quando si prende gol così, perché magari posso fare, avendo degli slot, anche dei cambi. Però come paradossalmente Asensio stava entrando al 90esimo per ridare centimetri, ma non per altro, per i calci d'angoli che loro riuscivano a batterne tanti. Solo che non siamo riusciti a farla in tempo, perché loro stavano facendo altre 2 sostituzioni, il loro allenatore non so perché non l'ha fatta e caso stavano fatto gol. Però queste sono cose che da valutare. Per quanto riguarda i slot, io a volte quando vedo che una squadra si soffre, ma vedo che riesce a essere compatta, preferisco non toccare nulla, perché magari una sostituzione può andare a interrompere quel legame che hanno creato fra di loro, perché poi quando si prende il gol al 90esimo non è una questione né di perché ho tolto da Caturano e messo Volpe, o perché secondo me a volte si prendono quei gol per mancanza di attenzione, perché
Noi abbiamo preso Calcignola da un fallo laterale. Fallo laterale che c'erano 5 giocatori verso la palla ma nessuno dentro. Eppure quello ha crossato. È quella piccola attenzione che purtroppo poi ti costa caro. Quindi secondo me non è tanto gli slot. Perché poi con col Sorrento abbiamo preso gol che la palla andava fuori e noi l'abbiamo rimessa dentro. Quindi ci sono tanti piccoli errori purtroppo che nel calcio capitano. Non è una questione... Intendevo nel senso che quando hai due sostituzioni da fare, al 92esimo, 93esimo hai 2-3 minuti di perdita di tempo, quindi non gli dai più la continuità all'avversario di poter... Sì, però al giorno d'oggi te lo fanno recuperare, quindi è normale che dopo... ma quando sei sotto pressione... Noi eravamo sotto pressione, ma noi abbiamo preso gol da un fallo laterale. Io se avessi fatto il cambio, comunque non c'era quella pressione, non c'era quell'intensità che ci stava mettendo. Se prendi il gol a fallo laterale perché sei disattento, a prescindere da chi gioca. Posso giocare anch'io, ma se poi sono disattento prendo gol. Perché poi sapevamo che loro portavano tanti gol dentro l'area e noi abbiamo coperto tutto il primo pallo, ma al secondo c'erano 5 contro 3. Quella è l'attenzione che poi deve servire. Se c'è attenzione, col Giuliano non abbiamo preso gol, eppure credo che ho fatto un cambio o due cambi. Quindi secondo me quando non si vuole prendere gol, quando c'è coesione, magari ne li metti nelle difficoltà, magari gli episodi te li porti dalla parte 2. E a Cernobbio abbiamo avuto un portiere che ci ha tenuto al galla fino veramente alla fine. Col Giuliano, se non ricordo male, non abbiamo fatto uno o due cambi, eppure ci è andata bene. A volte si fanno delle scelte per non... creare quella confusione che magari se ti entra uno ti può creare, perché quando ti rendi conto che la squadra magari sta lottando, si sta soffrendo, sì, ma è coesa, a volte devi decidere se ne vale la pena o meno. Poi è normale che se avessi cambiato, avessimo portato al termine il risultato, era giusto, ma se con il Sorrento abbiamo cambiato, invece ci abbiamo preso gol. Insomma, secondo me è un po' l'attenzione, quando prendi gol dal 90esimo in poi, sì, è fortuna per gli altri, tutto quello, però è disattenzione tua. Ma questa è una mia lettura, che poi mi prendo le mie responsabilità, perché se avessi cambiato magari stavamo parlando di altro. Chiudiamo. Siccome ho riletto un po' di cose che hai detto, due o tre passaggi, diciamo un po'... non pessimistici, però un po'... No, mai. Quello te lo dico allora io. Lasciamoci così. Su quello mai. Lasciaci con un bel sorriso, convinci la gente domani a venire al campo. Ma io sono convinto... A spiegarci che domani Potenza vince la partita, che può valere una stagione. No, domani io voglio vincere la partita, perché io domani sono convinto che i ragazzi faranno la partita che serve per far sì che a tutti che inizio, perché io ce l'ho sempre, a prescindere da tutto, perché io sono il primo responsabile, ma sono il primo motivatore. E se vi ricordate prima avevo detto che magari prima, e siccome sono tanto, pretendo tanto, magari sono io il primo a mettere pressione, ma su quello non ho problemi, anzi. Io sono prima, la gente, noi speriamo che venga perché deve essere la nostra guida, perché quando è venuta la gente i ragazzi si sono sentiti guidati e hanno risposto sempre presente. Poi è normale che dipenderà dal risultato, però noi abbiamo bisogno della gente. Perché quando vai fuori non hai gente di Potenza che ti viene, è un brutto segnale anche per i ragazzi, ma è anche brutto per i ragazzi. Quindi noi abbiamo bisogno della gente, perché se la gente ci crede, i ragazzi ci credono. E quindi questo mi sento io di dirlo. E sono convinto che la gente di Potenza voglia dare un contributo importante anche per la permanenza in Serie C. Ultima domanda. Mister, cosa ha detto a Maddaloni dopo l'espulsione? Come ha reagito il ragazzo? No, questo mi dispiace dirlo, però c'è stato un errore arbitrale, perché lui riguardando le immagini ha fatto un cenno ma poi è stato molto tranquillo. E a volte anche gli arbitri devono capire che ci sono reazioni, ma se c'è una reazione fino in fondo allora la capisco. Lui non ha tirato via la palla. Lui è stato buttato fuori, però nessuno ha parlato della gomitata di Capomaggio. E allora questo mi dà fastidio, perché è troppo facile condannare un gesto che poi non è stato così brutto da vedere. Le gomitate sono brutte. E abbiamo i filmati, e questo che mi dispiace. Poi in Italia purtroppo in C non c'è il VAR, ma se ti riguardi le immagini la gomitata c'è, e quello è l'episodio brutto.
che è stato, non è stato condannato, invece noi ci hanno condannato un gesto che Maddaloni magari voleva tirare via la palla, ma poi alla fine non l'ha tirata via. E ci ha lasciato in 10 in difficoltà, sotto di 1-0, quindi a volte ci vuole anche buonsenso nel valutare gli episodi. Ma questa io non, sapete benissimo che non mi attacco mai agli arbitri perché sono alibi, però quando c'è da dire una cosa la dico senza problemi. La conferenza stampa termina qui, grazie a mister Marchionni, colleghi presenti e tutti coloro che ci hanno seguito tramite il media partner La Nuova TV.